Apertura ufficiale del Parlamento del Regno Unito. La regina Elisabetta, come tradizione, ha pronunciato il discorso che segna le linee guida del governo. Per la prima volta in 17 anni era presente anche il principe Carlo, accompagnato dalla moglie Camilla. Una partecipazione significativa dopo il recente forfè della sovrana al summit dei paesi del Commonwealth del prossimo novembre in Sri Lanka. Al vertice sarà inviato il principe Carlo. La regina ha tenuto un breve discorso a tutto campo, parlando anche di migrazione. Il mio governo punta a riformare la legge sull'immigrazione, ha sottolineato la regina, per permettere l'accesso nel paese a chi intende contribuire e scoraggiare chi non intende farlo. Il governo britannico nei prossimi 12 mesi concentrerà gli sforzi per rafforzare l'economia, concedendo maggior margine al settore privato e colpendo l'evasione fiscale. La regina ha inoltre assicurato maggiore impegno per garantire un sistema educativo di qualità.